Ok, eccoci a College Escape. In pratica siamo due studenti chiusi in una scuola, mi sembra di aver capito, e vogliamo scappare. Collaborando. Lei, anzi, passo la musica. Audio, via. Ok. Quality, va bene, low. Fai play. Ok. Username, facciamo Marco. Room name, la chiamerò Goccia. Ah, forse però devo... Prova a vedere se ti è apparso, è perfetto. Ok. Direi che load room. Ok, ci si sposta con ASD, WASD, WASD, classico, e poi con la E interagisci con gli oggetti. Chiudi Ok. i suggerimenti. Fantastico, io sono la ragazza e tu sei ragazzo, vero? Mi sa di sì. Ok. Io ho un foglietto. Working together is the key. Va bene. Ok, anche io c'ho un foglietto. Dimmi se ti ho aperto la porta. Ok. Sì, me l'ha aperta. Tu non devi premere il bottone perché ce l'ho già aperta io. Vai avanti. Ok. Allora, cosa vedi? Vedo un corridoio interminabile e poi una specie di password. Cosa ci devo fare? Devi inserire quattro colori. Aspetta, Sì. dal corridoio, scusa, torna all'inizio del corridoio. Puoi andare, quando... puoi andare sulla destra, giusto? No, puoi andare anche in verso il Sì, basso. sì. Cosa c'è verso il basso? Di qua c'è questa stanza dove ci sono dei barili. Allora, E aspetta, poi un altro vediamo se... corridoio. ti ha aperto qualche porta? Vediamo. Sì, No. questa qua giù, no. Questa qua sotto cos'era? Ti Da dove sono partita? è partita da là? Sì. E quella su? È chiusa, vero? Chiusa. Ok. Io ho qua un codice, ho quattro cifre, però non so... Invece cosa vedi? Vedo soltanto questo qua dove dovrò mettere una specie di codice con i colori. Codice a colori. Perché sennò di qua sono bloccato. Di qua non si può andare. Oh, è durata molto. Fantastico, siamo bloccati all'inizio. Cosa servono questi dettagli lì? Cos'è? Perché se no, io Quindi tu cos'è che hai? ho questo codice 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dove tra l'altro l'1, il 4 e l'8 sono rossi. Adesso non so se, però, boh, no, non penso che ci sia un modo. Proverai tutte fino a che. Perché sennò qua c'è un bottone verde. Però non fa nulla. Aspetta, vedere. Qui sotto c'era. Ok. No, dice semplicemente che collaborare è la chiave, diciamo. Ma cosa faccio se schiaccio questo bottone? Quel bottone lì dovrebbe proprio chiudere la mia porta. Questo qua mi apre. Ma tanto da lì sono partito, quindi non dovrei tornarci, immagino. Ah, per sicurezza non ce l'ho accesa. Maiutino. Qui va in pausa. Ok.
Vai. Ah, puoi anche rimetterli i colori poi. Perché io qua di colorato non vedo niente. Cioè, non saprei neanche cosa dirti, sinceramente. Prova, non lo so, di questo colore qua, questo teal, però. Perché se no tu non vedi che da qualche parte una scritta con un codice sopra? No, Zero scritte? qui c'è scritto fragile. Magari in quei cassettoni non so se sono interagibili. No. Che numero posso mettere? 1, 2, 3, 4 in genere è una password funzionante. Dimmi tu se vedi qualche codice in giro. Tipo il bigliettino lì sul muro? E no, è tutto... Quello lì sulla destra. Ah. Ah, vai. 3, 9, 2, 1. Ok. Allora, sono entrato dentro una stanza dove posso muovere questo blocco. Ok, dovrei aver sbloccato qualcosa, immagino. Ti ho aperto una porta per caso, guarda. Sì. Vai. Ok, ci sono quattro bottoni. Che cosa vedi? Colori dei bottoni? Aspetta, Tutti verdi. Aspetta, scotch. Ok. ferma. Vedi che se lo premo io ti Ok, appesso il colore quindi al verde, tuo. verde. E verde, sono tutti verdi. Ferma, guarda, ferma. Se io premo il mio ti si accende quello lì. Accendi quello. Ok, ferma. Ok, fatto. Cosa? Ok. Sono tutti accesi. Vediamo se si è aperta qualche porta. Direi che il colore allora è tutto Non vede azzurro. nada? Sì, tutto azzurro. Provo. No, ok. Enter. Bloccati ancora, vero? Qua il bottone l'ho sbloccato, nella stanza che è sbloccata non c'era nient'altro. Ancora con Questo i quattro bigliettino bottoni. qui, con i quattro bottoni niente, c'è una macchia verde, sei Nelle due banchi. grate. In alto a destra cos'è che c'è? Questo Non so bottino. quello. Che servono quei quattro bottoni incisi così? Ah, grazie, mi hai chiuso dentro. No, ok, ti ho già aperto. Si è aperta una porta. Vai. È Non posso andare. aperta per finta. Già, mi sa che è aperta da fuori, cioè. Forse è chiusa? Boh. Eh no, è aperta perché prima non c'era strobo. Però non posso uscire. Non puoi passare. Non si passa, eh. Perché io come colori non vedo niente da nessuna parte. Ok, uscita. Uscita? Ok, Sì. vai, prendi quello. No, devi metterci forse sopra una scatola, vai giù. Allora intanto entro qua, dove ci sono quattro banchi, una sedia e uno scatolone Lo che scatolone puoi trascinarlo se mi tieni premuto E. consiglio. Tenere premuto però. Ok, sotto c'era un quaderno, prendiamolo. Ovviamente non si può prendere. Ok, adesso, no, mi sposto. Ah, ok, intanto mi sposto con...
Wait, wait, ferma. Mi hai aperto la porta. Allora. Ma come faccio a staccarmi di sto coso ora? 1-0, Ok, mi sono 1-0. staccata. Ok. C'è un libretto con un manuale. Ok, eccoli quei colori. Cosa? C'è il verde, il blu, il giallo e il rosso. Generator manual. Vabbè, io proverei con questo. È lunga questa descrizione, aspetta. If 4 digit is a vowel and the last number is odd. Ok. Oh, what? È che con te è difficile visto che non lo parli troppo bene. Ma questa mappa qui puoi chiuderla? Però proveremo ancora. Bisogna leggere queste regole. In base a queste regole, Laura. Niente, aspetta. No, ma in base alle regole dobbiamo collaborare. Io praticamente adesso incontrerò qualcosa. M. Come si fa M. poi? Ah. Esc. No, se tu sei davvero ferma sul generatore. Vai, cerca. E non ho un generatore io. Ah, sì, questo. Ok, allora. Allora. Perché qua dice... Devo dirti qual è la quarta lettera. La quarta lettera è una S, quindi una consonante, quindi non è una consonant. If 4 digit is a consonant, and the last number is odd or even. Penso sia un 4, cioè sembra sicuro di... Quindi è un even, pari. Quindi siamo in questo caso qua. Allora, io ho solamente il red on. Quindi non è if red and blue are on, if yellow is on, io sono un otherwise. Green cable, devo connettere all'asterisco. E il blue cable con l'e commerciale. Green cable con l'asterisco e il blue cable con l'e commerciale. E poi? Devo attivare anche i livelli, le leve, scusa. Le condizioni sono se l'uno, se il rosso si connette all'asterisco, no. 2, se almeno un LED rosso è acceso, sarà questo. 3, se la quarta digita è una vocale, no. 2. Basta. Serial number. Ma per 2 non li attaccati? No. Non devo attaccare gli altri due, credo. Ti sei aperto qualcosa, te? Non so, non posso scrivere. Giustamente, vero. Ah, sì, ho schiacciato E. Ti si è... Che in realtà non sembra acceso il generatore. Com'è che era il verde con l'asterisco e il blu con l'e commerciale? E la seconda. Torna sulle istruzioni del generatore. Lì è giusto. Boh. Non lo so. Ma penso che... Aspetta. E? Cosa potevo fare? Ma era rimasto da... Ma tu non hai sentito nessun suono? Prova a spostare la scatolozza da quella piastra alla piastra sopra.
Aspetta, mi si è aperto qualcosa. Ah no, aspetta, no, non ho risposto ancora. Vai, rifallo. Di nuovo. Sì. Grande, ferma, eh. Qua ci sono degli armadietti. Oh, ho i colori del... Ok, ho i Che colori da colori? mettere. Bella. Tial. Azzurrino, quello lì. Verde. Azzurrino. Pink. Viola. Rosa. Vai. Ok, ho anch'io un generatore, mi sa che anche tu qua avrai un generatore. Ho Eh? delle No, hai leve. 4 leve. Puoi tirarle? Non ti pare, no. Ah, no, sì, posso tirarle. Però non so, prova a tirarne una a caso, non è, penso non funzioni così però. Serial number. No, non so dove tu debba lavorare con le leve. Tu hai visto un generatore per caso in giro? È tipo una cassettina elettronica. No, no, non credo. Anche perché poi quel robolino, quel giochino lì mi apre la stanza in alto. Su, Io c'è un generatore, vai su, vai su. Eh sì, ma è Ah, proprio è là. nella Per stanza. È nella entrare in quella stanzetta. stanza? Delle Devi fare questo giochino con le leve? Ah, 1010, ok, giusto, attiva la prima e la terza. leve. La prima. Vai, vai. Ok, eccoci Vai nel qua il generatore? generatore. Ok, tu cosa vedi? Aspetta. Allora, del codice destra, la quarta lettera, una consonante e una vocale. Codice destra. Il codice destra, quello lì in tutta destra. Quarta lettera è una A, Una vocale. vocale, ok. Che LED hai accesi? Giallo. Ah, l'ultimo numero è pari o dispari? Dispari, Dispari. odd. Giusto, vocale, odd, ok. Hai acceso giallo, okay, quindi connetti il cavo rosso all'asterisco e connetti il cavo giallo al cancelletto e attiva la levetta 1 e esci. Ti si è accesa la corrente tipo? No. No, eh. Non è che sbagliamo qualcosa. Boh. Ci sono gli armadietti qua. Vai. Aprili tutti. Vedere che il video può anche fermarsi qua, se no diventa lunghissimo. Comunque il gioco è carino, mi piace poi questa parte un po' alla... Keep Talking and Nobody Explodes, tipo con le istruzioni che uno dei due le istruzioni e l'altro invece deve risolvere l'enigma. No, carino, probabilmente sono io che sono un po' una schiappa. Grazie.